Fabiano Crucianelli, Termoli domani riparte su quello che non si è compiuto per Molise domani. Assolutamente sì. È stata, diciamo, una bellissima esperienza quella di Molise domani. Era una grande occasione. Purtroppo è stata un'occasione che si è voluta non cogliere per, a mio parere, l'opportunismo di chi intendeva evidentemente non cambiare realmente la situazione politica di questa nostra regione, e noi che siamo un po' testardi riproponiamo in una situazione che ha altrettante criticità e altrettanti problemi come quelli che ha la regione, cioè la città di Termoli, riproponiamo un'iniziativa che possa portare a un cambiamento vero del futuro di questa città. Stamattina c'erano tanti soggetti, anche qualcuno che non c'era nelle precedenti riunioni, peraltro non organizzate da voi, mancava soltanto il PD. Ma il vostro campo largo, con impegni definiti, patti rispettati, si può ancora vedere inclusi DEM? Ma noi non parliamo di campo largo, noi parliamo di movimento civico, che è quello che oggi ci preme prima di ogni cosa. Cioè, a noi ci preme innanzitutto che riprenda veramente una partecipazione dei cittadini, e cioè riprenda e si sviluppi il civismo come protagonismo e un cambiamento della società del futuro. I partiti hanno dimostrato in questa ultima vicenda veramente critica delle regionali di essere distanti anni luce da questo principio, sia della partecipazione e sia del cambiamento. Quindi noi, diciamo, guardiamo con grande distacco oggi quelle che sono le dinamiche. Io spero che questi partiti, di fronte a un movimento civico, di fronte a un'iniziativa che renda partecipi i cittadini della politica, spero che possano rifondarsi e che possano cambiare alla radice un comportamento che li ha sempre resi più distanti, più lontani da quelle che sono le istanze della gente, le grandi contraddizioni generali e particolari che abbiamo dinanzi, e che ritrovino anche un senso. Oggi come oggi questo senso della politica non c'è.